che inizi il video, scaricatevi SofaScore perché è un'app in cui potete fare pronostici su tutte le piattaforme, potete sapere le vostre tutto, veramente tutto, tutto, tutto su questo SofaScore, potete sapere gli acquisti, vi ricordo potete pronosticare per la vostra squadra del cuore e non, e niente, vi lascio il video. Gong è un nuovo giocatore del Napoli, insieme a lui anche Popovic. Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video qua sul mio canale. Oggi ragazzi, come avete letto dal titolo, sono qui perché, ebbene se avete capito benissimo ragazzi, il Napoli ha fatto due acquisti. Gong, vabbè, anche Traoré e Mazzocchi, Gong e Popovic. Vabbè, Gong è stato di recente, un pochettino più 2 o 3 giorni fa, mentre invece Popovic questa mattina ha superato le visite mediche. Non ho potuto registrare il video perché sono stato molto impegnato e quindi vabbè. Allora, inizio subito a dire che Gong è un buon giocatore perché comunque, raga, già conosce il campionato italiano, ha un po' più di esperienza, serve molto per il Napoli, quindi già, vi ripeto, già ho giocato contro il Napoli, quindi già conosco il campionato italiano, quindi è un buon giocatore, no? Quindi secondo me è veramente un buon giocatore per il Napoli, mentre invece Popovic, Popovic, secondo me non troverà sia molto spazio. Aspettate, una cosa per Popovic, prima andrà al Frosinone, perché il Napoli ogni anno non può avere più di un extracomunitario nella squadra, perché l'ultimo extracomunitario è stato appunto Gong. Quindi Popovic se l'è preso il Napoli, però glielo ha girato in prestito al Frosinone, e poi tra 6 mesi sarà di proprietà del Napoli. Cioè, beh, boh, è della, diciamo, proprietà del Napoli, però ora sarà girato in prestito al Frosinone. Però poi, cioè, uno, raga, ce ne ha 18 anni, quindi è, cioè, 2006? Boh. No, non so, però ve lo giuro, è piccolissimo. Poi, cioè, se vedete su Google, nemmeno lo conoscevano. Ma poi proprio, cioè, se pare attaccante. Poi, non lo so, perché ha giocato in un campionato proprio con l'Italia non ci azzecca proprio, quindi secondo me ha fatto bene, soprattutto De Laurentiis, a comprarsi prima Gong e poi prendersi Popovic, che l'ha fatto apposta secondo me, prendere un extra comunitario e per farlo crescere, dato che non se lo poteva tenere, secondo me gliel'ha girato al Verona proprio apposta. Poi scrivetemelo nei commenti. Sono due colpi molto importanti perché Popovic soprattutto ha talento, mentre invece Gong potrebbe essere di un livello molto inferiore, ragazzi. Gong sarà di un livello molto più alto perché comunque già conosce il campionato italiano, già sa parlare italiano, già ha giocato contro il Napoli, si era segnato pure contro il Napoli. Ma avete visto il gol che ha fatto Gong contro l'Udinese? Spettacolare. Vabbè, ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, lasciate un bel like. Se volete vedere altri video, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!